Buongiorno ragazzi, bentornati qui nella Cucina per Tutti. Come state? Sono sicuro state molto bene. Se siete sintonizzati di nuovo qui sul mio canale, perché volete evidentemente cucinare qualcosa ancora insieme a me. Allora, innanzitutto non siamo nella mia cucina, ma siamo nel mio salotto, come potete vedere. Qui c'è la mia cantinetta dei vini personale. Oggi facciamo, vi ricordate qualche tempo fa abbiamo fatto quest'ottima focaccia soffice? Ecco, oggi facciamo un altro panificato. Un pane tipico della Lombardia, della zona di Mantova. Andiamo a fare una mantovana. Vi piace l'idea? Beh, potete sicuramente far felici i vostri bimbi perché la potete riempire con qualsiasi cosa vi trovate a tiro. Del buon affettato, qualsiasi cosa. Quindi siamo curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per fare questo tipico pane della Lombardia? Seguitemi, io sono Chef Fabio, mettiamoci al lavoro, il forno e l'impastatrice ci aspettano. Per fare le mantovane avremo bisogno di due tipi di farina, la 00 150 grammi e la 0, ovvero la manitoba, 150 grammi per un totale di 300 grammi. L'idratazione sarà al 40%, quindi useremo circa 125 ml d'acqua. Avremo bisogno poi al posto dello strutto di 20 g di olio di oliva, 9 g di sale, un cucchiaino di zucchero e 7 g di lievito di birra. Vediamo come inglobare gli ingredienti e formare una bella pasta. Abbiamo preso un'impastatrice, io ho attaccato il gancio. Mettiamo subito gli ingredienti, prima l'acqua, le farine, l'olio d'oliva, zucchero e sale. Il lievito non lo mettiamo subito perché altrimenti il sale andando a contatto potrebbe rovinare la lievitazione. Lo mettiamo quando l'impasto ha cominciato, diciamo, ad agglomerarsi e quindi a formare una bella pasta. Chiudiamo. Velocità 1. E lasciamo andare in questo modo fino a che vediamo appunto che si è creata una pasta. Come vedete l'impasto sta cominciando a legarsi, io prendo il lievito e glielo vado a sbriciolare all'interno. Continuo con la lavorazione dell'impasto. Ovviamente avendo un'idratazione del 40% ci vorrà un po' prima che l'impasto si leghi. Non vi preoccupate, noi continuiamo a far lavorare l'impastatrice per alcuni minuti. Io ho portato la macchina, l'impastatrice a velocità 2. Andiamo avanti così per circa 10 minuti ancora. Il nostro impasto, come potete vedere, è pronto, non appiccica le mani. Ora noi lasciamo riposare, rilassare l'impasto per 5-10 minuti, poi dopo prendiamo una bilancia, lo pesiamo e lo dividiamo in 5 pezzi. Io ho preparato una spianatoia, la pasta ha rilassato per qualche minuto, vado ad accendere, peso il nostro impasto, siamo circa 470 grammi, lo dobbiamo quindi dividere in 5 parti uguali di circa 90-92 grammi. Poi andiamo a vedere cosa fare. Io ho preso un bicchiere d'acqua, ho diviso in 5 parti uguali il nostro impasto, mi bagno entrambe le dita perché ovviamente non è appiccicoso l'impasto e per fare la palla gli permettiamo con l'acqua di aderire un po' alla spianatoia in legno. Facciamo 5 piccole palline o pagnottelle e le lasciamo riposare per circa mezz'ora 40 minuti, un po' lieviteranno, un po' si rilasseranno. Poi andiamo a vedere il procedimento finale prima della lievitazione definitiva. Dopo aver completato le nostre 5 pagnottelle o palline, mettiamo un canovaccio sopra e come abbiamo detto lasciamo riposare così per circa mezz'ora. Ci siamo trasferiti sul tavolo così abbiamo più spazio per tirare la pasta. Allora, le nostre palline hanno appena lievitato, questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Noi ora le andiamo a schiacciare un po', poi con un mattarello noi le dobbiamo tirare fino a raggiungere
una lunghezza di circa 20-25 centimetri. Solo dalla parte della lunghezza li tiriamo. Se riusciamo a non utilizzare la farina è meglio. Ecco, vedete? Io li ho tirati in questo modo. Quale operazione andiamo a fare in questo momento? Noi prendiamo un lembo del nostro fazzolettino di pasta e lo andiamo praticamente ad arrotolare come se fosse una sorta di croissant. Facciamo questo movimento, poi prendiamo un coltello abbastanza affilato e gli andiamo a fare un taglio in questo modo. Un bel taglio che io non faccio quando ho completato la lievitazione, ma lo faccio prima. La parte del lembo la teniamo sotto. Io ho preso anche una teglia, come potete vedere. Sulla superficie gli ho messo un po' di farina e sotto dell'olio. Vado a mettere le mie mantovane. Completo l'operazione e poi vado a mettere in forno spento, solo con la luce accesa, per 2 o 3 ore. Ho messo tutti quanti i panini a lievitare, li ho tagliati e sono molto caserecci. Alla fine questo è il risultato che vogliamo ottenere, non deve essere per forza un risultato professionale. Mettiamolo in forno e, come vi ho detto prima, lasciamo lievitare per 2 o 3 ore. Vi insegno un piccolo trucchetto che vi farà lievitare molto meglio il nostro impasto. Allora, sulla parte bassa del forno andiamo a mettere la nostra placca con i panini. Guardate, io prendo anche la griglia del forno e gliela vado a mettere nella parte centrale con una tazza di acqua calda, quasi bollente, e gliela metto qui al centro. Questo permetterà all'impasto di non seccarsi e di rimanere idratato proprio durante la lievitazione. Chiudiamo il forno e dimentichiamocene. I nostri panini hanno lievitato, io gli ho spruzzato sopra un pochino di farina. Ho già liberato il forno dalla tazza e dalla griglia, ora lo vado ad accendere a 200 gradi. Una volta che ha raggiunto temperatura, mettiamo i nostri panini in forno. Il forno ha raggiunto temperatura, noi l'apriamo, prendiamo la placca con i nostri panini e la andiamo a mettere dentro, a infornare a 200 gradi, abbiamo detto. Chiudiamo nella parte centrale per circa 15 minuti. Vediamo un po', dopo 15 minuti di cottura, a che punto sono i nostri panini. Allora, non sono ancora pronti, come vedete. Gli facciamo fare ancora 5 minuti di cottura, li ricontrolliamo e poi valutiamo se continuare ancora con la cottura. Ci siamo! Dopo 23 minuti abbiamo tirato fuori i nostri panini. Ovviamente, come sapete, i lievitati non hanno una cottura, diciamo, standard. Bisogna capire anche la forza del lievito, la pasta, la farina, l'acqua, tutto quanto. Quindi io intanto ho preparato una griglia, al di sotto ci ho messo una placca, noi inseriamo i panini sopra, così si asciugano del tutto dall'eventuale vapore che si potrebbe venire a creare, e poi andiamo a vedere come sono venute all'interno. Il pane ha riposato per qualche minuto sulla griglia, io l'ho messo su un tagliere. Guardate innanzitutto che bel colore che ha, è veramente bello, ha cotto bene anche sotto, come potete vedere. Ora noi lo vogliamo spezzare per fare la prova dell'alveolatura, vedete? Allora, la cosa bella, come potete notare, è che è alveolato al punto giusto. La mantovana non deve avere molta aria dentro, deve esserci una mollica proprio in questo modo. Il pane risulta soffice, ovviamente ancora un po' sta fumando perché è ancora tiepido. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questa videoricetta, ci vediamo la prossima volta, iscrivetevi al canale e mi raccomando attivate le notifiche. Buona serata ragazzi, un saluto!